Mi piacerebbe che le telecamere delle televisioni potessero salire un minuto qua per far vedere quanti siete, perché De Luca e De Magistris capiscano che anche a Napoli cambia aria, tira una buona aria, perché poi fanno vedere pochi cretini dei centri sociali che lanciano oggetti a Torre del Greco. Questa è Napoli, questa è la campagna. Io devo dire che vengo da una delle vergogne di De Luca, di Bassolino e della sinistra, vengo da Giugliano, dove si muore di tumore, di inquinamento e di rifiuti tossici, e a differenza delle chiacchiere degli altri, i consiglieri e le consigliere, gli assessori e il governatore sostenuto dalla Lega si impegneranno a smaltire quei rifiuti, a sgomberare quei campi rom. Non abbiamo bisogno né di rifiuti tossici né di campi rom abusivi. È questo. Io stamattina ho accarezzato la campagna bella, quella di Pompei, quella del lavoro, quella dell'arte, quella della cultura, quella del turismo, e vi dico, non vi meritate un De Luca, un Di Maio o un De Magistris, non ve li meritate. Questa è la città, questa è la città dove studiò, dove lavorò Benedetto Croce, e dedico un suo pensiero a quelli che pensano che i problemi si risolvano con la violenza. La violenza non è mai forza, la violenza è segno di debolezza, e se a sinistra rimane solo la violenza vuol dire che la Lega ha già vinto, anche a Napoli e anche in Campania. E magari dopo la vittoria andremo a verificare tra quelli dei centri sociali e toglieremo un po' di redditi di cittadinanza ai valori dei centri sociali, che vanno in giro a rompere le scatole dalla mattina alla sera perché sono pagati per farlo. Napoli e la campagna chiedono lavoro, infrastrutture. La Napoli Portici fu la prima grande ferrovia costruita ancor prima dell'Unità d'Italia, e Napoli è passata dalla Napoli Portici di quegli anni alla circumvesuviana che fa vergogna a chi la prende e dovrebbe far vergogna a De Luca e a De Magistris. Non si possono trattare i pendolari napoletani e campani in quella maniera. Diritto al trasporto, diritto al lavoro, diritto alla sicurezza. Io mi ricordo le mamme e il parroco del quartiere del Vasto a Napoli. Mi ricordo quando da ministro mandai proprio a Napoli un ministro della Lega che ha mandato a Napoli poliziotti, carabinieri, militari, telecamere, perché in questa città gli uomini, ma soprattutto le donne, hanno diritto di uscire dove vogliono, quando vogliono, allora che vogliono e vestite come vogliono, senza rischiare che il primo balordo si senta titolato ad allungare le mani. E la sicurezza non è di destra, a parte Stefano, e lo dico agli amici napoletani, io se la sinistra a Napoli, se Ruotolo e compagnucci riesce a polemizzare anche sui nomi delle piazze, sui nomi delle piazze, siamo in piazza Matteotti, ma se i napoletani la ricordano come piazza della Posta, non penso che sia un sacrilegio per nessuno, e non penso che sia un sacrificio per nessuno. Lasciamo che questi si preoccupino del secolo scorso, noi guardiamo avanti, parliamo di lavoro. Al governo avevamo promesso
di cancellare la legge Fornero al governo, abbiamo cancellato la legge Fornero e difenderemo questa conquista con le unghie e con i denti. Poi la sicurezza, dicevamo, me lo ricordo al Vasto, gli immigrati sono i benvenuti se rispettano la legge, rispettano le regole e rispettano i simboli, ma se ti apro le porte della mia comunità a San Gennaro e inizio a dire non mi piace come la pensate, non mi piace quello che mangiate, non mi piace quello che bevete, non mi piace come pregate, non mi piace San Gennaro, allora torna a casa tua e fai quello che vuoi. Napoli non fa per te. Accoglienza, integrazione, solidarietà, ma la campagna ha bisogno dei turisti che pagano, non di quelli che sbarcano e vengono a Napoli a spacciare droga. Io a quelli che spacciano droga tirerei prima 5 schiaffoni e poi in carcere fino al resto dei loro giorni, perché la droga è morte, la droga fa male, lo dico anche a quelli là in fondo, la droga fa male. Prendo un bicchiere di vino. Devo dire che è bello stare in mezzo a tanta gente, Stefano, nelle piazze in Italia. Ieri l'ho fatto in Toscana, domani sera a quest'ora sarò a Bari, sono stato nelle Marche e sono stato in Veneto, sono stato a Reggio Calabria e sono stato a Milano. Bello, nelle piazze, con tanta gente, attenta, prudente, distanziata. E l'unico vantaggio che ha il Partito Democratico rispetto alla Lega è che quando loro organizzano eventi di piazza non hanno problemi di assembramento o di eccesso di presenza di persone. Io non ho visto in piazza Napoli Renzi, non ho visto Zingaretti, non ho visto Di Maio. De Luca l'ho visto su Facebook, ma De Luca l'avrei voluto vedere a Caserta, dove aveva promesso di completare l'ospedale, a Salerno, dove ha speso dei quattrini per un ospedale per il Covid mai realizzato, in mezzo agli agricoltori della Piana del Sele che stanno aspettando i contributi, nelle case popolari di Napoli. Lo vorrei vedere De Luca a Secondigliano a incontrare i poliziotti del carcere che sono andato a salutare, che vivono fra i delinquenti e il campo rom. Chi vuole una Napoli assistita, impaurita e presa in giro continui a votare per De Luca e De Magistris. Chi vuole la Napoli che era una delle capitali non italiane ma mondiali della cultura, del diritto, delle università, della filosofia. Voi pensate che sulla poltrona dove si sedette Benedetto Croce come ministro della scuola, adesso c'è seduta la Azzolina. Un voto per la Lega in campagna significa anche un mandato a me per mandare a casa la Azzolina, che è una catastrofe per la scuola italiana. Studenti, famiglie, insegnanti si meritano serietà, sicurezza. E poi, se proprio dobbiamo venire a discutere, non discutiamo sul futuro della città, sul porto, sulla metropolitana che aspetta da una vita, sulle case popolari. Attenzione, chi sceglie quel simbolo domenica prossima fa una scelta precisa e noi lo diciamo prima del voto, perché dove governa la Lega funziona così: in un momento di crisi le case popolari, il bonus bebè, il bonus affitto, i posti di lavoro, i soldi della regione Campania vanno prima agli italiani e poi al resto del mondo. Prima i campani e gli altri si mettono in fila.
Poi, se dobbiamo divertirci e discutere, lo facciamo sul campo di calcio. Però la vita, i giovani, il sacrificio sono troppo preziosi per lasciarli in mano a un chiacchierone da drive-in come De Luca. Questo è un chiacchierone. Sono stato a Giugliano, le chiamano ecoballe. Quelle non hanno niente di ecologico, quella è una bomba tossica. E a me viene il dubbio, e non so se è solo mio, che la regione Campania, governata dalla sinistra, non abbia mai costruito gli impianti di valorizzazione dei rifiuti, perché avere i roghi tossici, le discariche e l'emergenza rifiuti, a chi conviene? Alla Camorra! Questo malgoverno ha aiutato solo la Camorra. E noi lo diciamo ad alta voce, i voti della Camorra mi fanno e ci fanno schifo. Schifo. Noi camorristi li inseguiamo paese per paese, via per via, piazza per piazza. Non mi fa paura una tizia sbarcata che mi strappa il rosario dal collo, figurati se mi fanno paura quattro camorristi di Casamonico e i mafiosi. E quando torno al governo dal presidente del consiglio, piazza pulita di questa gentaglia, piazza pulita di mafiosi e camorristi. E restituiamo voce, lavoro e dignità alla campagna per bene. Stamattina ero a Pompei, Stefano, e lì non occorre uno scienziato. Il buon Dio vi ha dato un territorio, un patrimonio. Io lo sto scoprendo in queste settimane, in questi mesi. Incredibile. Ma se a Pompei tu per incapacità amministrative e burocratiche chiudi gli scavi un giorno alla settimana, fai biglietti orari, fai lavorare invece delle guide turistiche campane, le guide che arrivano dalla Polonia o dall'Inghilterra, tu invece di 10 milioni di turisti ne hai 6, 5, 4, 3. E il turismo per Napoli e per la campagna è ricchezza, è lavoro. Il bello è che io trovo dei giovani che non mi chiedono raccomandazioni o aiutini. Tanto leggendo i giornali ho capito che se vuoi fare strada in regione Campania la raccomandazione la devi andare a chiedere a De Luca, perché qua c'è un tasso di disoccupazione incredibile. De Luca ha ignorato migliaia di precari e di disoccupati campani, ma quando si trattava di assumere e promuovere i suoi autisti l'ha fatto molto in fretta. Ora, e quando si è trattato di regalare fritture di pesce per mandare in Parlamento suo figlio, l'ha fatto molto in fretta. Noi non promettiamo regali, promettiamo una regione dove chi è bravo lavora, chi non è bravo va a casa, anche se è la tessera del partito del sindacato. Quindi rimettiamo al centro il merito, la bellezza, il lavoro, anche i valori. Chi sceglie la Lega, chi lascia perdere la sinistra, fa una scelta anche di cultura, di valori. Per me non esistono il genitore 1 o il genitore 2, esistono la mamma e il papà. E i bimbi vengono al mondo se ci sono una mamma e un papà. E i bimbi vengono adottati se ci sono una mamma e un papà. Punto. Io ringrazio un parroco campano, Don Alberto, che oggi mi ha fatto avere, Don Alberto peraltro, tello tu, era il parroco che mi aveva donato il rosario e mi ha strappato quella gentil signora, al posto di un rosario me ne sono arrivati 100 e Don Alberto ci ha tenuto a farmene arrivare un altro e io lo ringrazio. A nome del popolo che crede e che rispetta. E siccome qualcuno ha polemizzato su Piazza della Posta, io girando
la Campania e l'Italia, anche oggi a Torre del Greco, dove pensate? E mi piacerebbe che quel giornalista di Repubblica, molto attento alle contestazioni, fosse stato attento anche quando, alla fine del comizio, mi sono fermato perché un papà mi ha chiesto di fermarmi. E ho fatto una foto con una bimba che aveva avuto 7-8 anni, una bimba autistica, che era lì in mezzo ai centri sociali urlanti per fare una foto con me. Io mi sono fermato per fare una foto con questa bimba e uno di quei cretini ha lanciato un oggetto che ha sfiorato di 5 centimetri quella bimba. Quelli non sono contestatori, quelli sono criminali e delinquenti. Quella non è contestazione. Chi aggredisce, chi lancia gli oggetti, chi sputa, chi insulta, non fa politica. E lo dico a qualche giornalista prezzolato di sinistra che dice: io adoro chi non la pensa come me. Napoli è stata la capitale del libero pensiero, perché Benedetto Croce veniva dopo Giambattista Vico. Quindi una capitale con una grande università che ha portato dottori, filosofi e avvocati in giro per il mondo, schifa quelli che sputano, insultano e aggrediscono. Questa non è civiltà, questo è squallore, questa è tristezza. E fortunatamente sono pochi, sono sempre di meno. Io vi chiedo, e siete tantissimi un venerdì pomeriggio, di portare questa bellezza, questa energia, queste idee, questa voglia di cambiamento nelle vostre case, nei vostri uffici, nei vostri negozi, nelle scuole, anche se ho capito che in campagna qua fra De Luca e Lazzolina a scuola non si va, come se non esistessero mamme e papà che hanno il problema di andare a lavorare. Portate la voglia di cambiamento di questa terra. Da una parte c'è l'idea di una terra assistita e rassegnata, precaria, quei redditi regalati dai De Luca o dai Di Maio. Dall'altra parte c'è la Napoli che recupera orgoglio, dignità e futuro. Date voce a questa città, date voce a questa terra, con coraggio, con orgoglio. Il fatto che siate così tanti, così belli, giovani, meno giovani, mi dice che siamo sulla strada giusta. E l'esempio lo danno le donne e gli uomini che sono questo palco, dal candidato governatore ai candidati consiglieri. Fate loro un enorme applauso, perché sono testimoni di concretezza, di cambiamento, di onestà, di onestà. La mia ambizione è che la Lega porti Stefano Caldoro a essere governatore e sia primo partito del centrodestra in campagna, perché ve lo meritate. Ve lo meritate voi e se lo meritano loro. E chiudo, visto che la voce che mi rimane è poca, domani e dopodomani sarò in Puglia, poi lunedì sarò in Abruzzo e nelle Marche, martedì sarò in Emilia, in Romagna, in Veneto, mercoledì sarò in Lombardia, in Valle d'Aosta, giovedì sarò in Liguria, venerdì sarò in Toscana, poi conto di tornare in terra di campagna. E attenzione, l'unica immigrazione su cui la Lega lavorerà in Regione Campania è l'immigrazione che io ho incontrato in questi anni in Italia e in Europa. Quanti sono gli studenti, i camerieri, i pizzaioli, gli avvocati, i giovani napoletani e campani che sono stati costretti a scappare in altre città, in altri paesi, in Germania, in Svizzera, in Belgio, a Londra. Ecco, gli unici immigrati che noi aiuteremo, se vorranno, a tornare a casa sono i campani scappati dalla campagna, che devono poter tornare a casa loro. Questa è l'unica immigrazione che ci piace. Bartini e Barconi li rispediamo a casa, non ci serve quella gente. E visto che io, per aver
fatto quello che vi avevo promesso, andrò a processo a Catania, io quel sabato di ottobre andrò in quel tribunale a Catania a testa alta, e quando il giudice mi chiederà: lei Salvini è accusato di sequestro di persona, lei Salvini rischia una condanna a 15 anni di carcere, lei Salvini ha bloccato gli sbarchi degli immigrati, lei si dichiara colpevole o innocente, io mi dichiarerò colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani. Viva Napoli, viva la Campania, viva le donne e gli uomini di questo paese, viva la Lega, e andiamo a vincere!